Ricordare la particolarità del progetto che presentiamo oggi, ossia la proiezione del film Dolorosa Gioia di Francesco De Brino in diversi luoghi della città. Alla fine sono 13 proiezioni che vanno dalla Scala, passando per la Bocconi, la Triennale, il Diocesano, l'Anteo, insomma vari luoghi della città in cui questo film accompagnerà con una sorta di colonna visiva dal 16 maggio. Siamo molto felici come San Fedele Musica di presentare in anteprima il film di Francesco De Brino, perché Francesco De Brino è una conoscenza diciamo così molto cara a San Fedele Musica. Con lui abbiamo realizzato delle riprese di progetti musicali a cui siamo molto molto affezionati. La costruzione del personaggio Gesualdo, a cui credo questo film dà un forte contributo. Qui si ristabilisce un po' la verità. Come si può, e secondo me il film di Francesco da questo punto di vista è molto prezioso, provare ad astrarre in un certo senso Gesualdo dall'aura del personaggio e ricollocarlo invece a una dimensione più, come si può dire, più storica. L'altra illuminazione che viene dalla ricostruzione storica, dalla recitazione di Dascoli, eccetera, 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 è che l'esperienza musicale è solipsistica, non so, solitaria, quella di Gesualdo. Non c'è un pubblico che lo ascolta. È una sofferenza sua che va con un dialogo, va all'interno di un dialogo con se stesso. Tutte le volte che si parla in un film o di un film, di una buona o grande interpretazione da parte di un attore e degli attori, io sono assolutamente convinto che questo sia anche un merito del regista, perché insomma parliamo molto di musica, ma lo ha accennato prima Francesco De Brino, insomma lui porta avanti anche un discorso di ricerca e di sperimentazione linguistica che riguarda il cinema. Si potrebbe pensare che nel momento in cui si parla di Gesualdo la cosa più importante e più conosciuta è l'uccisione della prima moglie. Devo dire che la narrazione di questo film è viceversa tutta orientata verso la valorizzazione della seconda moglie e quindi di una vita che almeno apparentemente avrebbe potuto essere tranquillamente serena. Non dico che la musica sia un pretesto, perché nel tuo caso non lo è, però occupandoti di un'espressione come quella musicale, contemporaneamente lo fai attraverso il cinema. Siamo molto contenti e onorati di avere oggi ospite Francesco De Brino. L'altro giorno lo prendevo in giro quando vedevamo l'inizio del suo nome Bach, che insomma, all'inizio ricordava certi film di Peter Greenaway, per il multilinguismo, per la sovrapposizione di linguaggio verbale, di linguaggio sonoro, di linguaggio musicale, di linguaggio visivo, naturalmente, che i tuoi film hanno. E quindi, insomma, questo è semplicemente un complimento che ti sto facendo. Posso soltanto dire che sono tutte cose fatte con forbici e colla, diciamo, con pochissimi mezzi. Se lui non fosse presente, direi che se non ci fosse dobbiamo inventarlo, nel senso che ha inventato, secondo me, un modo di fare film documentario che lo sta inventando di volta in volta. Questa è la cosa che mi piace moltissimo, perché avendo seguito, forse più, non so, ho visto tante cose pure, effettivamente, a mano sta prendendo forma un modo di fare film sulla musica o sui musicisti. Cerco di aderire al personaggio, cioè faccio mio il personaggio, tutta la musica, tutto il personaggio di Gesualdo è un ossimoro. E allora ho cercato di fare un grande ossimoro anche filmico, cioè mettendo tutto il contrario di tutto, cioè un film bipolare, per cui se state al gioco di questi passaggi repentini che fanno parte un po' della modernità, fanno parte della nostra percezione di moderni. Noi moderni percepiamo il mondo con dei continui salti spazio-temporali. Abbiamo già presentato questo film qualche giorno fa
a Spazio Oberland e ancora qualche giorno prima l'altro lavoro di Francesco Reprino, che è questo signore che intanto vi presento. Davo per scontato che voi lo conosceste perché appunto è il terzo incontro che facciamo in pochi giorni. Dicevo, il primo lavoro presentato a Spazio Oberland legato alla rassegna dedicata a Johann Sebastian Bach e il suo lavoro sul nome Bach. Si arriva alla fine di solito, avete imparato infinite cose sul compositore, ma avendo assistito a un vero e proprio film, dove si sommano componenti di varia natura, documentaristica, filmica, mescolati insieme, questo devo dire che stai diventando una cifra assolutamente tua e assolutamente particolare, e abbastanza insostituibile, credo. Quello che mi colpisce di Gesualdo è che viene anche fuori molto bene nel documento, come lo chiamo? Documentario, no? Film, che vedrete adesso, ma insomma, è la estraneità di Gesualdo alla vita, direi. Queste cose meravigliose che vedrete vengono fatte usando il proprio sangue, poi al fine dei conti, però poi ne escono oggetti di grandissimo livello come quello che vedete. Poi tutto il suo modo di vivere fino alla fine, dove circolano queste leggende che Reprino ha preso per buone, ma pur sapendo mettendole fra virgolette, leggende sulla sua espiazione degli ultimi anni per creare delle immagini che sono molto efficaci, eccetera. Ma io vorrei veramente fare un piccolo preambolo molto, molto breve, perché poi il film è molto, molto completo nelle informazioni che dà e quindi secondo me poi vale la pena lasciare parlare il film. Nel film di Francesco, apparentemente frammentario, andate e ritorno all'interno anche del tempo, alla fine della proiezione tutto questo si collega in un tutto molto coerente, da cui l'immagine di Gesualdo viene fuori come direi meglio non avrebbe potuto. Non c'è una definizione migliore secondo me per questo film, io l'ho visto, che film polifonico secondo me, quindi è assolutamente in questo senso un vero rispecchiamento di quello che è stile anche musicale e artistico di Gesualdo. La bellezza di 20 anni fa seguì Werner Herzog nelle riprese del suo film Tod für fünf Stimmen, cioè Morte a cinque voci, dedicato alla vita di Gesualdo. Il film di Herzog è un film autobiografico, un autoritratto di se stesso. Invece il film di Francesco è un film che tratta di Gesualdo, della sua musica, delle sue sofferenze, del personaggio Gesualdo. O dolorosa gioia, nessun titolo potrebbe essere più adatto per questo film. È uno simbolo, ma tutta la vita di Gesualdo e anche la sua musica e anche la forma mentis del regista, contraddicimi se non sei d'accordo, mi sembra che sia in questo caso l'insegna dello simbolo. Sì, e non sono sempre così, ma sono diventato in questo caso. Sono diventato Gesualdo un po' anch'io, sì, perché sono un po' zelico in questo caso, perché mi sono calato talmente tanto nel personaggio, poi spero di uscirne, perché sennò sarebbe grave per la mia biografia privata. Sono veramente due modi diversi di fare cinema, due modi diversi di guardare al personaggio Gesualdo. Io ringrazio Francesco Leprino per questo approccio innovativo rispetto a quello del passato. Quindi tra musica, film e regia c'è veramente qualcosa per cui non ci possono essere contrasti. È un film molto riuscito perché riesce a essere di una coerenza visto da ogni lato. Ancora una volta Francesco Leprino, dopo aver affrontato personaggi storici dell'importanza di Bach o di Scarlatti, ci presenta un personaggio misterioso che non conoscevamo e che, dopo aver visto il filmato, finalmente sapremo chi era. Un misterioso musicista del passato di cui io non sapevo niente e probabilmente anche voi ignoravate il nome. Quindi grazie alle prime. Ho apprezzato molto questo.
salti nel tempo e nello spazio, che mi sembrano che forniscono a chi vede un ritmo straordinario di percezione, cioè la mia attenzione non è mai scaduta. Uno degli elementi fondamentali, forse l'elemento contraddistintivo del film di Francesco Lecrino, è il fatto che l'elemento portante del film è la musica. È un film molto metalinguistico, nel senso che si parla di Gesualdo, giustamente, ma si parla anche di chi ha parlato di Gesualdo, di chi vorrebbe parlare di Gesualdo. È un metalinguismo anche di secondo e di terzo grado. La bellezza delle immagini, sia la scelta straordinaria che la fotografia, è tale che vi può distrarre dalla musica e dal resto. Quindi state attenti a non guardare troppo le immagini, perché questo è certamente un pericolo, oppure addirittura potrebbe essere considerato un altro ossimoro che è la chiave di tutto quello che abbiamo detto. Ecco, e questo è l'elemento fondamentale, la cosa che non è ancora, del film di Francesco Lecrino, insieme con questa capacità di muoversi in diverse direzioni per affrontare da diversi punti del cerchio il problema, il tema. Quindi non è un percorso rettilineo come quello di Herzog, che a un certo punto però ritornano a Gesualdo, ma è un percorso dall'alto come una serie di incursioni verso un centro. Questo centro è la musica di Gesualdo, nella quale avviene sempre, come fatto musicale, quello che l'ascoltatore normale non si aspetta. Però la cosa interessante è riuscire a trovare una formula, un linguaggio che mettesse insieme sia questa vita avventurosa, che poteva essere anche una pochade, che poteva essere trasformata anche in un melodico di qualunque genere, e invece la parte musicale, che è una parte molto delicata, una parte molto inquieta. La nostra conoscenza e collaborazione è di lunghissima data, siamo due sempre così giovani, io sono diventato vecchio, evidentemente lui è così perché fa i film, e quindi ci è parso semplicemente doveroso, nel momento che Francesco ha prodotto questo film su un personaggio incredibile come Gesualdo, dartelo praticamente in prima visione. L'amore come affetto non ha storia, resta sospeso nella sua fantasia e nel suo incanto. Non ha prova di realtà, ma ha pretesa di infinità. E Francesco Lecrino, che con altri vari film, ma i film sono tutti musicali, quello su Scarlatti, quello su Bach, ha sempre individuato un modo per raccontare l'autore con un ritmo, con una scrittura, chiamiamo così, filmica, se permetti il termine, che in qualche modo fosse musicale, ecco. L'amore come passione storicamente appassisce, emotivamente chiede l'eternità. E questa può stare soltanto nella musica che la canta e non nella storia che si vive. E quindi direi che la musica di Gesualdo è sovrastorica, intemporale. E forse questa è la ragione per cui è sempre attuale.